Federico, intanto un commento su questa partita. Ma niente, diciamo, è stata una bella vittoria contro una squadra, insomma, sinceramente dalla classifica mi aspettavo, cioè all'inizio della partita avevo abbastanza paura, perché 8 punti ho visto che aveva vinto in casa il Caviglia, poi aveva vinto all'Oro, insomma due pareggi, un po' ero preoccupato perché soprattutto si veniva da 3 per pareggi consecutivi e di cui 2 0-0, quindi un po' di preoccupazione c'era. Poi anche oggi abbiamo sbagliato sinceramente troppe palle gol prima di fare il primo, poi niente, dopo ho trovato il primo gol sinceramente la squadra insomma si è espressa bene. Il secondo tempo siamo rientrati come al solito, si vinceva 2-0, siamo rientrati come al solito un po' musci e questo è una cosa che mi fa abbastanza arrabbiare, però poi insomma alla si è passata, come dire, il tentativo di reazione degli aretini, poi siete riusciti a sfruttare gli spazi in più. Sì, una reazione però secondo me dovuta un po' dal calo nostro, che quando si va in vantaggio ci capita spesso sinceramente. Quindi bisogna evitare queste pause. Sì, anche perché quando si andrà a affrontare squadre magari un po' più blasonate, secondo me questo calo ci creerà dei problemi. Tanto quanto vale questo successo di rilancio in classifica? No, vale tanto, sì, perché dopo 3 pareggi consecutivi la vittoria ci voleva e niente, soprattutto per i ragazzi si allenano bene tutta la settimana e sarà stato un po' sfortunati, un po' ci sarà messo di nostro e purtroppo la classifica da primi con questi 3 pareggi ci ha portato insomma a rincorrere sinceramente. Adesso però con il successo vi aiuta a lavorare meglio in settimana e guardare sì, con un certo ottimismo alla prossima partita. Quello soprattutto, perché il successo fa sempre bene. Poi insomma rotondo un 4-0 e guardiamo anche perché domenica sei battifolle, insomma. Domenica è un bel cliente. Sì, un bel cliente, sì. Ok, grazie e buon lavoro. Sì.